Guarda, se mi dicevi prima di fare questa domanda, non so darti una risposta esatta. Beh, non c'è problema, puoi darmi quello che pensi. Esatto. Puoi dirmi quello che pensi, senza dover dare per forza una risposta giusta o sbagliata. Questa è la domanda che mi ha fatto, perché è utile, perché in Italia si fa per po' e perché vengo dall'estero, ho vissuto tanti anni all'estero e rispetto agli altri paesi siamo molto indietro. Altro non lo so, perché il futuro dei bambini non è questo, sicuramente. Perché anche da una curiosità normale può scaturire una possibile scoperta che può rendere anche il futuro migliore, anche da una semplice curiosità, anche un dettato prettamente da una ricerca scientifica. Secondo me innanzitutto perché non è una questione di curiosità dei ricercatori, cioè credo che sia una questione di etica umanitaria, se vogliamo. Cioè, da un lato la ricerca in ambito medico porta a un miglioramento delle condizioni di vita, dall'altro in ambito tecnologico permette a tutti noi di usare cose che solamente 20 anni fa erano impensabili, e dall'ambito fisico di base, che anche quello che mi riguarda, ci sarà anche una maggiore comprensione alle domande fondamentali degli esseri umani, insomma da dove veniamo, da che cosa ha avuto origine l'universo e quant'altro. Perché secondo me senza ricerca non c'è comunque futuro, senza ricerca, senza anche un minimo di curiosità. Se, togliendo i fondi, non si stimolano neanche le persone a crearsi dei dubbi, a farsi delle domande. E anche in ambito ad esempio medico, secondo me ci sono ancora tante cose da scoprire e si potrebbero, oltre che salvare molte persone, prevenire anche molte malattie, anche a livello di conoscenza proprio di base. Perché senza ricerca non c'è sviluppo, e anche da un argomento a prima vista inutile magari potrebbero venire fuori delle scoperte interessantissime, il caso della cosiddetta serendipity. E quindi qualsiasi tipo di ricerca merita di essere finanziata, se è seria. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Perché essenzialmente senza ricerca poi non si sviluppa nient'altro, senza la ricerca di base. Perché senza ricerca non c'è futuro. Beh, certo, dipende anche quali sono i tipi di ricerche. C'è una ricerca di base, vuol dire che è un inizio per un qualcosa che potrebbe essere utile. Beh, io sono convinto che una ricerca in qualsiasi campo possa essere utile allo sviluppo umano di qualsiasi paese, qualsiasi umanità, anche se secondo me va fatta anche una ricerca umanitaria per capire che non c'è bisogno di uno Stato e di tanto meno di una nazione, c'è solo bisogno che si riconosca la razza umana e la razza di altri animali, in modo che così si possa cooperare pacificamente a uno sviluppo pacifico e ad evitare guerre inutili per il cosiddetto progresso del paese. Credo che finanziare la ricerca sia sempre una cosa buona, per il fatto che comunque sia il nostro mondo si sorregge sullo sviluppo. Senza ricerca scientifica non c'è sviluppo e quindi semplicemente la civiltà crollerebbe. Quindi secondo me finanziare la ricerca scientifica è sempre una cosa buona, in qualsiasi caso. Beh, la curiosità andrebbe finanziata a priori, non solo quella dei ricercatori, no? Perché è un elemento utile alla sopravvivenza, è un elemento senza il quale è più difficile vivere, perché senza curiosità non si immaginano gli strumenti, gli stratagemmi, le strategie per cavarsela, anche nei problemi di tutti i giorni. Quella dei ricercatori è una curiosità più istituzionalizzata, è uno strumento di lavoro per i ricercatori e in quanto tale
va sovvenzionata. Senza curiosità è difficile che ci sia ricerca. Quindi dobbiamo capire, se vogliamo la ricerca, dobbiamo finanziare anche la curiosità. No! È una cosa assolutamente fondamentale, perché per il paese questo è un investimento a lungo termine ed è più importante di qualsiasi investimento che uno possa fare. Perché finanziare la ricerca di base? Perché la ricerca di base comunque ci darà risultati nel futuro, adesso è un investimento sul futuro, quindi finanziamo adesso per guadagnare domani. La penso esattamente allo stesso modo, l'investimento, andiamo a creare i mattoncini base per l'avanzamento tecnologico del futuro, per cui è assolutamente necessario. Sì, nel senso che a mio parere lasciar defluire magari persone con una certa preparazione verso l'estero depaupera l'Italia valori sicuramente. Forse le più grandi scoperte sono state fatte quando la ricerca in se stessa non era indirizzata ad ottenere quel determinato risultato, quindi sicuramente posso vedere dei risultati sperati che possono aiutare. Perché diversamente credo che non sarebbe nemmeno possibile fare la ricerca più avanzata, per cui se non abbiamo i mattoni solidi alla base non vedo come poter sviluppare il resto. Perché la ricerca è importante per lo sviluppo del paese. Bisognerebbe fare delle ricerche però molto anche più avanzate. Però sovvenzionarla, poi in Italia poi non è minimamente sovvenzionata la scienza per gli strumenti. Mi sembra che certi finanziamenti vengono. È un po' difficile per queste condizioni. Comunque bisognerebbe finanziare magari altri tipi di cose, come ad esempio la scienza o la scuola. La ricerca, invece che dare soldi alla chiesa. Perché è giusto che ci sia per le future generazioni risorse, perché ci sia qualcosa di meglio per il futuro. È giusto perché anche persone di domani, i nostri figli, abbiano medicine e attrezzature adatte a combattere le malattie. Confermo. Per aumentare la qualità della vita delle persone, perché i soldi investiti in ricerca scientifica aumentano la qualità della vita, aumentano le aspettative di vita, la qualità della salute, la qualità dell'ambiente, la qualità delle risorse energetiche. Direi che sono strettamente correlate le due cose, cioè la spesa in ricerca si trasferisce dopo qualche anno in qualità della vita in maniera, non dico automatica, ma molto efficace. È tantissimo tempo che l'Italia non lo fa, non investe più né nella ricerca di base né in verità in quella applicata, ci siamo già giocati una cinquantina d'anni di futuro, penso che sia ora di smetterla. E poi c'è una cosa, c'è un episodio che tutti quanti raccontano, ma lo riracconto anch'io, che quando il primo ministro inglese fu invitato da Faraday, aveva scoperto l'elettricità, e gli fece vedere tutti i suoi strumenti, aggeggi, gli archi elettrici che si creavano, e il primo ministro inglese chiese a Faraday, bello, bellissimo veramente, ma a che cosa serve tutto questo? E Faraday gli rispose: signor primo ministro, in questo momento io non lo so, ma sono sicuro che fra 10 anni lei ci metterà le tasse sopra. E infatti così è successo. Oh mamma, che domanda di me, per aprire gli orizzonti, per darci più possibilità nel futuro, non lo so, perché la ricerca è la base dello sviluppo in qualsiasi settore, in particolar modo nella scienza e nella tecnica.
No, no, per me è giustissimo fare delle ricerche. Tra l'altro io non so dire altre cose, per me è giustissimo. È una grande domanda, una lunga risposta, ma sicuramente per tenere viva la cultura di un paese, di una nazione, per non far scappare i giovani sempre nella solita Germania o Inghilterra o negli Stati Uniti. E diciamo questo è il punto principale. E poi sicuramente perché come motto generale senza finanziamento alla cultura non si va avanti. I giovani sono sempre in preda al marketing del momento e andiamo verso quella deriva, che secondo me è una deriva, poi valutate voi. Boh, non lo so, vabbè, perché si sprecano tanti soldi, è meglio buttarli lì che in altre cazzate, no?